Sono con voi, qua e... Eccoci qui al Teatro Lirico di Cagliari, forse sentite anche qualche musicista dell'orchestra che si sta scaldando, per una produzione operistica di Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Nozze di Figaro, vabbè, è una delle più conosciute opere di Mozart, insieme al Don Giovanni, Così fan tutte, e fa parte di questa trilogia famosissima col libretto di Lorenzo da Ponte. Una produzione un po' datata, perché non è una produzione nuova, ma è una ripresa di una produzione di qualche anno fa, ma molto divertente, molto colorata, abbastanza tradizionale, quindi non siamo nell'ambito di una produzione che stravolge o sconvolge gli atti scenici, come capita, come è anche giusto fare, come è possibile fare con questo tipo di opere. Siamo ancora nel mezzo delle prove, oggi siamo qui in Sala Rossa, tra un po' cominceremo anche una prova musicale, vuol dire una prova in cui io organizzo un po' le indicazioni musicali per i cantanti. È un'opera complessa, è un'opera lunga, ma non spaventatevi, perché è ricca di colpi di scena, è una specie di soap opera, se volete, una fiction in stile tardo settecentesco, in cui gli intrighi amorosi, le bugie, i sotterfugi sono un po' all'ordine del giorno, anzi all'ordine dei minuti, visto che tutto si risolve in una giornata. Quindi l'opera in generale, questo tipo di opera, si suddivide in due momenti: quella in cui i cantanti da soli o in duetto o in terzetto, negli insiemi, cantano accompagnati dall'orchestra, e dei momenti in cui recitano cantando la trama della storia, accompagnati da uno strumento, si dice, del basso continuo. È una pratica che viene dal 600. In questo caso sarò io stesso ad accompagnarli, uno perché mi piace un sacco farlo, perché è molto più semplice, perché così riesco a dare continuità nell'azione, nell'idea musicale, perché quello che poi faccio fare all'orchestra lo faccio io stesso nell'accompagnare i cantanti. Ed è molto, diciamo che può essere più faticoso per il direttore, ma è molto più divertente anche sia per me, ma anche per i cantanti stessi, che hanno davanti una persona che li segue passo dopo passo, senza che ci siano dei buchi anche di tensione. Ecco. Velocità in questo senso, che l'opera deve assolutamente partire dall'inizio e finire senza mai avere un calo. Ripeto, questo non vuol dire essere veloci a tutti i costi, vuol dire mantenere una tensione, che può essere anche una tensione nei momenti più drammatici, quelli più melodici, quelli più cantabili. E il divertimento sta anche un po' in questo, nel tenere legata l'orchestra ai momenti di recitativo, mantenendo un'idea musicale ben precisa. E così facciamo anche con la regia. Il problema grosso di un direttore musicale di un'opera è avere davanti, problema grosso, può essere un problema, avere davanti un regista o una regista, come in questo caso, che abbia più o meno le tue stesse idee, o comunque con cui ci si possa confrontare. Ecco, questo è il caso. Quindi un connubio perfetto di un'opera molto complicata, molto divertente, molto eccitante, abbastanza maliziosa in certi, dal punto di vista proprio delle situazioni, con tante cose buffe a proposito delle relazioni tra i personaggi, tra il conte e Susanna, la contessa, Cherubino, che è questo ragazzino proprio un teenager, un adolescente, diciamo così, un adolescente che è in pieno sviluppo
gruppo amoroso, quindi potete immaginare voi. È chiaro, l'amore in questo caso è il centro, no, della storia, come è l'amore il centro della storia in Don Giovanni, l'amore è il centro della storia nel Così fan tutti. Con tre attitudini e tre idee diverse. Quindi penso che sia un'opera, noi ci divertiamo molto, quindi quando ci divertiamo molto noi, in genere si diverte molto anche il pubblico. E l'ho visto anche nelle mie recenti esperienze, sono opere che non finiscono mai di stupire. E si dice sempre, ogni volta che si riprende un'opera di Mozart, c'è sempre qualcosa da dire in più. È vero, perché dipende da che persone hai davanti, dipende dalla tipologia dei cantanti. Sapete, i cantanti sono una razza un po' speciale e quindi prima di lavorare con loro mi piace molto cercare di conoscerli un po'. Ecco, quindi trovare dentro di loro qualche cosa del carattere dei personaggi dell'opera che si sta facendo. E vi garantisco che ci sarà molto da scoprire anche per il pubblico, quindi venite senza paura, è un po' lunga, ma è molto, molto, molto divertente.